E si giunge a un'occulta abbazia, solitaria, nel bosco, per adempiere una sacra promessa che il conte Ruggero fece a San Giorgio, apparso in battaglia a Cerami, in groppa a un bianco destriero, gloria di 100 normanni contro i 50.000 saraceni. Scriveva un cronista: prima della battaglia, Ruggero, insieme al nipote Serlone, fecero cantare ai combattenti il Vangelo, invocando l'aiuto dei suoi santi protettori, San Michele e San Giorgio. Così li sbaragliarono in campo aperto, con l'aiuto di un misterioso cavaliere dalle armi candide, armato di una lancia e una croce vermiglia. Fu posta così la prima pietra per fondare un misterioso cenobio, San Giorgio dei Crateri, in un luogo rinomato crocevia dei pellegrini, affidandolo ad insoliti canonici bianchi di Premontré, nell'Alta Francia, che in Sicilia ebbero il loro unico monastero agli albori del 1000, ornato da creature misteriose e da simboli geometrici ancora indecifrati che rinvierebbero allo stile cosmatesco di abili disegnatori.